Bene, buonasera a tutti, benvenuti a nome del Centro Studi Donati. Questo incontro, come altri del Centro Studi Donati, si propone di conoscere, di dare voce a realtà di impegno e di ricerca della giustizia. Prima di iniziare questo incontro, ringraziamo per la collaborazione la Facoltà di Agraria, la Facoltà di Medicina Veterinaria, la Facoltà di Scienze della Formazione, il professor Genovese per l'aiuto e la collaborazione che ci hanno dato nel realizzare l'incontro di questa sera. Salutiamo e ringraziamo fin d'ora per essere qui con noi Monsignor Bregantini, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace dal 1994, se non sbaglio, che, come tutti sappiamo, con la sua azione ispira e sostiene l'impegno della Chiesa e della società civile nella lotta contro le mafie. Ringraziamo anche Vincenzo Linarello, presidente del Consorzio GOEL, che raccoglie cooperative e associazioni sociali della Locride. Vorrei, prima di iniziare, lasciare un attimo la parola a Don Allori per un saluto, Don Allori vicario per la carità della Diocesi di Bologna, per un saluto insomma, che la Diocesi anche vuol fare a Monsignor Bregantini. A nome dell'Arcivescovo Eccellenza le do il benvenuto. Non può essere presente, è dispiaciuto per non poter essere presente, ma come lei sa si trova a Roma per la riunione, l'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Questa sua presenza poi è particolarmente significativa per il compito che svolge come pastore nella chiesa della Locride, Locri-Gerace, e dove come pastore porta una forte testimonianza evangelica. Una forte testimonianza evangelica che è di esempio e di modello anche per noi bolognesi. A Bologna quest'anno si celebra il 750° anniversario del decreto Liber Paradisus, un decreto fatto dal Libero Comune di Bologna nel 1257, con cui il Libero Comune di Bologna, rifacendosi alle radici cristiane giuridiche proprie della città di Bologna, liberava tutti i servi della gleba, pagando di propria persona, riscattandoli, uomini e donne, piccoli e grandi, che diceva Dio ha fatto liberi tutti gli uomini e quindi non è giusto che nella chiesa, nella città di Bologna, forte per le sue tradizioni, esistono uomini che non godono della libertà, di una libertà che viene è stata portata da Cristo come liberazione totale dell'uomo. E allora anche la società non può non prendere ispirazione da questo, perché tutti gli uomini d'ora in poi siano liberi nella città di Bologna. E proprio in questa circostanza penso che sia particolarmente significativa la sua testimonianza, che sta lottando per nuove forme, per la liberazione dalle nuove forme di schiavitù che sono nella vostra terra, ma che non mancano anche nella nostra terra. La prostituzione, il lavoro nero e la dipendenza dalle droghe e tante altre schiavitù. Quindi le do il benvenuto e volentieri ascoltiamo la parola sua e la parola del suo collaboratore Vincenzo. Grazie. Grazie dell'invito di questa serata dedicata un po' alla nostra esperienza, che devo dire cade in un momento opportuno. Proprio in questi giorni abbiamo diramato un comunicato stampa preoccupato di tutta una serie di avvenimenti, di uno stillicidio, di intimidazioni, di atti vandalici, di attentati piccoli e grandi che in qualche maniera stanno colpendo la nostra terra. E siamo molto preoccupati perché in qualche maniera sembrano essere il frutto di una mancata reazione forte e decisa da parte dello Stato.
Ormai è passato parecchio tempo dopo l'omicidio Fortugno, sembra che in qualche maniera risultati evidenti nel contrasto all'andrangheta, risultati decisivi, non se ne vedano. E nello stesso tempo si nota addirittura anche delle situazioni di grave preoccupazione, in cui sembra che si facciano dei passi all'indietro. Abbiamo un pezzo di magistratura in Calabria che sta sfidando questa situazione al limite veramente dell'eroismo e del rischio della propria incolumità. E proprio in questi ultimi tempi ci siamo visti penalizzare queste persone che in qualche maniera sono in prima linea. È accaduto a un magistrato di Catanzaro che ha toccato il livello di commistione politico-affarista e dei poteri forti in Calabria, il magistrato De Magistris, che proprio dopo aver osato individuare e colpire la seconda loggia massonica deviata nel suo iter di indagini, guarda caso si vede togliere l'inchiesta che sta conducendo e vederla riassegnata ad altro magistrato. Una situazione simile, più sul versante dell'andrangheta, la assistiamo nei confronti di un altro magistrato esposto e molto a rischio. Il procuratore Nicola Gratteri, tra l'altro originario anche della Locride, che è uno dei magistrati che ha inferto e sta portando avanti una lotta senza quartiere nei confronti dell'andrangheta. Negli ultimi due o tre mesi, se non ricordo male, ha rinviato a giudizio per oltre 350 anni di carcere persone. E come tutti i magistrati del pool antimafia, siccome abbiamo una legislazione molto strana in Italia che pare tutelare tutti meno che le vittime dei territori occupati dall'andrangheta, questi magistrati devono uscire dopo un certo periodo dal pool antimafia, stare fuori per un paio di anni per poi poter rientrare. Ebbene, il pool antimafia di Reggio Calabria, valido, che ha portato dei risultati incredibili, parlo del procuratore Boemi, parlo appunto del procuratore Gratteri, ha visto Boemi rientrare nel pool antimafia, ha visto invece negare la riammissione nel pool antimafia proprio a questo magistrato, proprio nel momento in cui si è scoperto recentemente un tentativo, un progetto di omicidio nei suoi confronti. Perdonatemi il paragone, mi pare di vedere un film già visto, mi pare di vedere la vicenda di Falcone. Quindi siamo molto preoccupati che questa recrudescenza di intimidazione, guarda caso, avvenga proprio dopo queste due sconfessioni, delegittimazioni pesantissime di un certo tipo di magistratura che probabilmente sostituendosi all'azione di una politica totalmente assente sulla questione moralizzatrice in Calabria, si vede in qualche maniera tagliate le gambe. Ho aperto questa parentesi e mi è piaciuto insomma ricordarvi questo momento perché il fatto che una cooperativa del progetto Policoro venga, la cooperativa Valle del Marro, venga per due volte pesantemente colpita, il fatto che un giovane della nostra diocesi, tra l'altro referente locale di Libera, con cui abbiamo condotto tante battaglie insieme nella Locride, Francesco Rigitano, trovi sei cartucce caricate a pallettoni nel suo campetto della sua associazione che si occupa di prevenzione di minore rischio. Il fatto che il centro giovanile salesiano, che è il centro della pastorale, della diocesi, riceva delle intimidazioni nei confronti della ditta che sta conducendo i lavori. Il fatto che in qualche maniera ci siano situazioni e manovre strane, cioè si vede messa in discussione addirittura alcuni diritti, alcune prerogative di alcune nostre realtà del consorzio, eccetera, pare veramente non sia casuale, pare veramente che sia il tentativo di avviare un lavoro ai fianchi di tutto questo movimento. Ma da dove parte tutto questo? Facciamo uno sguardo all'indietro, vediamo un attimino qual è il nostro percorso.
Tutto parte appunto dall'intuizione del nostro vescovo che è appena arrivato nella nostra diocesi, capisce che un territorio come il nostro, la libertà non si poteva conquistare se non attraverso un diritto fondamentale che è quello al lavoro. E quindi in qualche maniera, assieme alla pastorale del lavoro diocesana, assieme al progetto Policoro che in quel periodo muoveva i suoi primi passi, iniziamo a chiederci come poter creare nuove occasioni di lavoro in una terra, in un territorio come la Locride, in cui le statistiche arrivano a dire addirittura che c'è una percentuale di disoccupazione giovanile del 75%, che non vuol dire che nessuno lavora, vuol dire che in quella percentuale c'è anche tanto cattivo lavoro. Rispetto a questa situazione qui, ovviamente ci pare che l'unica via efficace possa essere quella di crearlo il nuovo lavoro, di non aspettarlo dallo Stato, di non pensare che il lavoro pubblico dipendente possa essere la soluzione. E quindi sostanzialmente di promuovere nuova imprenditorialità, nuova cooperazione. In questo intento ci scontriamo immediatamente con uno dei più grandi ostacoli della nostra terra, un grande ostacolo culturale, quello che abbiamo ribattezzato la mentalità del destino, cioè quella mentalità che sostanzialmente porta tanta gente nella nostra terra a pensare che è stato così, è così e sarà sempre così e che qualunque cosa farai non cambierà mai nulla. Capite che questo è il cancro del cambiamento, non c'è bisogno di controllarlo un territorio, di reprimerlo se c'è una mentalità di questo tipo. Semplicemente le iniziative non nascono, semplicemente i problemi non si creano. La mentalità del destino è la mentalità per eccellenza funzionale all'Andrangheta, no? Rispetto a questa cosa qui, piano piano, ovviamente non sempre le idee sono state immediatamente chiare, però intuiamo piano piano che era necessario che questa mentalità del destino fosse provocata, fosse, consentitemi il termine, ingiuriata, vilipesa, e fosse fatto da un'esperienza che in qualche maniera dimostrasse in modo inequivocabile che non era vero, che non è possibile cambiare. E questa esperienza la individuammo dentro una cooperativa particolare, la cooperativa Valle del Buon Amico, una delle prime esperienze che abbiamo promosso in diocesi. Una cooperativa che nasce nel territorio forse con più sofferenze della nostra diocesi, il territorio di Platì, San Luca, Careri, che nasce non composta dai figli di papà, ma nasce composta da persone che hanno fatto l'esperienza del carcere, da persone che se non avessero avuto un'alternativa sarebbero stati fatalmente attratti dall'Andrangheta. E lì, in quel territorio lì, nasce una cooperativa che fa frutti di bosco e che in qualche maniera va a utilizzare uno dei nostri tesori, il sole, l'acqua, la nostra terra ricchissima, come dice il nostro vescovo, la nostra terra è un giardino. E questo giardino in qualche maniera riservava uno di questi tesori proprio nell'agricoltura e in alcune colture particolari. Questi frutti di bosco, insomma, nascono nei mesi in cui è impossibile produrli in qualunque altra parte d'Europa, addirittura non solo d'Italia. Fruttificano nei mesi invernali, fruttificano molto più di quanto ci si aspettava e nello stesso tempo questa situazione qui consente a tante famiglie di poter guadagnare bene, guadagnare uno stipendio non modesto che fa concorrenza, tra virgolette, all'offerta, alla proposta di vita, perché poi è anche questa che fa l'Andrangheta. E quindi l'esperienza parte, va avanti, non senza problemi, non senza sacrifici, non senza contraddizioni, ma sicuramente con una grande e decisiva determinazione. E diventa grande, diventa significativa, non è qualcosa di marginale. Nello stesso tempo partono tante altre cooperative, cooperative di sole donne, per esempio, nei paesi interni, cooperative che dimostrano ai mariti che spesso in qualche maniera erano scettici, di poter addirittura essere capaci non solo
di trovare il lavoro per sé, ma anche di darlo agli altri. Queste esperienze adeguatamente comunicate, piano piano passano nella testa della gente e intaccano quella mentalità del destino. E nasce un ragionamento, se vogliamo, non molto elegante, ma di grande efficacia. Cioè la gente comincia a pensare, guardando a quelle esperienze, che se ce l'hanno fatta i ragazzi di platea a platea, che se ce l'hanno fatta le donne nei paesini interni dove era più complicato, con tutti gli ostacoli che i loro mariti ponevano, eccetera, ma allora forse era possibile farcela anche loro. E questa situazione qui porta a far sì che nel giro di poco tempo, con un effetto quasi valanga, nascano tante richieste di giovani, ma anche di adulti, che vogliono chi avviarsi una ditta individuale, chi mettere... far emergere dal nero la propria attività artigianale, chi vuole creare una cooperativa, chi vuole mettere su una società, nei settori più disparati, nelle attività più diverse. In fretta e in furia, come diocesi, ci prepariamo a rispondere a questa speranza che si riaccende, mettendo su un servizio, un supporto che, prendendo per mano le persone, le conduca piano piano dall'idea, dall'intuizione, dalla voglia all'avvio vero e proprio dell'impresa. Nasce cioè il Crea Lavoro, che è un servizio di accompagnamento che tuttora funziona per chi vuole creare nuove imprese, nuove attività, e che prende per mano i giovani che hanno un'idea e, risolvendo uno alla volta insieme a loro i problemi nel loro percorso imprenditoriale, sostanzialmente insegna loro a diventare imprenditori. In un'ottica che non è mai quella di risolvere i problemi al posto loro, ma di risolverli insieme a loro, in modo tale da poter trasmettere delle competenze che rimangono. L'esatto contrario della categoria, noi li abbiamo chiamati così, che spesso si pongono così di fronte ai nostri giovani che vogliono avviare un'impresa, un'attività, la categoria diffusa nella nostra zona dei professionisti che noi abbiamo ribattezzato, aperte virgolette, i "non ti preoccupare, me la vedo tutto io", chiuse virgolette. Che capite bene che dietro questa frase, dietro questa indicazione, c'è una promessa di dipendenza, c'è una promessa di soggezione, che ovviamente c'è una promessa di sudditanza che detiene per sé le competenze e non le trasmette, perché sennò rischia di far diventare indipendente l'altro e di non tenerlo, di non controllarlo. Nascono tante attività in questo modo. Dopo 10-11 anni, lo scorso anno abbiamo fatto una stima di quello che è rimasto, perché qualche realtà ovviamente si è fermata per strada, qualcuna... E abbiamo contato circa 1 migliaio di posti di lavoro nella Locride. La Locride, tenete conto, sono 42 comuni, 140.000 abitanti circa, insomma, in tutto il comprensorio. Questo itinerario porta anche dentro di sé un lavoro educativo. Non è solo il punto di creare l'impresa, non c'è solo l'obiettivo di dare lavoro, c'è anche l'obiettivo di fare un'impresa diversa, c'è anche l'obiettivo di, oggi è tanto di moda, no? Vedo anche facce che probabilmente sono studenti in aula, parlare di responsabilità sociale dell'impresa, no? Responsabilità sociale dell'impresa, nella Locride, che cosa vuol dire se non assumersi la responsabilità del destino, del futuro, della propria comunità dove si vive, no? E allora... cerchiamo, nel creare le cooperative, nel creare l'impresa, di trasmettere anche questo senso di responsabilità. Non devi risolvere solo il tuo problema, devi farti carico della tua comunità, devi farti carico del territorio dove tu fai nascere la tua cooperativa. E quando avrai risolto i tuoi problemi, e se li avrai risolti, devi farti carico di chi partirà come te da zero e si ritroverà nelle stesse tue situazioni, perché come tu sei stato aiutato gratuitamente, così dovrai aiutare altri gratuitamente. E questa mentalità in alcuni passa, in alcuni non passa, quelli che la assumono, quelli che la portano in sé, quelli che la recepiscono, scelgono quasi fatalmente di diventare una cooperativa sociale. Cooperative sociali prevalentemente di tipo B. Il mercato dei servizi sociosanitari nella Locride è distrutto, praticamente a zero.
E quindi la maggior parte delle realtà che nascono sono cooperative di tipo B, cioè sono quelle cooperative che non fanno servizi sociali, fanno attività produttive di servizi di qualunque genere, però il 30% dei lavoratori sono persone svantaggiate, persone che vengono da percorsi forti di emarginazione sociale. Quindi sono cooperative che già nella loro natura giuridica sono democratiche, sono partecipate, sono solidali perché fanno lavorare le persone svantaggiate, hanno assunto quell'idea di responsabilità nei confronti della comunità. Da queste cooperative qui nasce il Consorzio Goelle. E il Consorzio Goelle nasce come espressione matura di un percorso che in qualche maniera ha visto alcune imprese nascere e decidere che in qualche maniera la loro, diciamo con una parola che va di moda recentemente, la loro mission imprenditoriale non è il successo della propria impresa a prescindere dalla comunità, ma il successo della comunità attraverso la propria impresa. E questo tipo di impostazione porta a far sì inevitabilmente, come una cosa fatale, come una specie di grande calamita che porta inevitabilmente a quel tipo di dimensione, porta a far sì che queste realtà assumano un ruolo politico. Perché se per politica intendiamo una visione di bene comune che si cerca in qualche maniera di portare sul territorio, di affermare, allora dobbiamo dire che questo tipo di approccio inevitabilmente porta a una dimensione politica. Cioè porta a far sì che il Goelle quando nasce, non nasce solo con l'obiettivo di rafforzare le proprie cooperative e le proprie imprese, nasce con il chiaro obiettivo di cambiare il territorio, di farsi carico dei problemi della comunità, di farsi carico della mancanza di lavoro, della democrazia, del libero mercato che non c'è e che in qualche maniera lo strumento di produzione di questo risultato sono le attività imprenditoriali, che non sono quindi fine in sé, ma diventano strumentali alla costruzione del cambiamento nella comunità e nelle comunità. Questo che, detto così, insomma, può sembrare un bel discorso, fatto implica tutta una serie di cose non semplici e non banali. Una di queste è la presa d'atto che da imprese che agiscono insieme alle altre imprese, che si rapportano alle istituzioni locali, si scopre gradualmente che il nostro territorio non è affatto un territorio libero e non è affatto vittima di un fatale destino negativo che la Calabria si porta in sé. Cioè noi gradualmente capiamo che il mancato sviluppo della Calabria non dipende tanto dal fatto che storicamente abbiamo avuto qualcosa che ci ha condizionato. Io ho dei miei corregionali che per spiegare il mancato sviluppo della Calabria arrivano fino all'era paleolitica, grosso modo. Non dipende, badate bene, dalla inettitudine della nostra classe politica. Anzi, scopriamo che la nostra classe politica è in realtà fa parte di un sistema geniale, un sistema che costruisce e fa la manutenzione della precarietà delle persone. C'è un sistema che volutamente non vuole costruire sviluppo, che non vuole costruire autonomia. È un sistema che per riprodursi ha bisogno di mantenere le persone in una situazione di precarietà, in una situazione di provvisorietà che porta sempre a dipendere da qualcuno, che porta la gente a non considerare alcune cose propri diritti, ma concessioni. E come tali vanno in qualche maniera ripagate, ricompensate a chi le eroga, a chi le dà. Questa lettura, che via via diventa sempre più lucida, diventa estremamente chiara quando nel momento in cui avviene l'omicidio Fortunio. Noi abbiamo fin dal primo momento ritenuto, la nostra interpretazione insomma di questo avvenimento gravissimo è che questo
non è affatto un omicidio legato a una vicenda contingente. Ma secondo noi, la lettura che diamo noi a questo omicidio è che si tratta di un omicidio avversivo politico. Cioè un omicidio attraverso cui l''Ndrangheta vuole affermare un cambio epocale nelle sue strategie. Cioè vuole affermare la sua volontà di entrare a pieno titolo dentro il circuito di scambio politico-mafioso, dove in qualche maniera quello che si aspetta non sono più solo e unicamente gli appalti, ma sono anche dirigenze, candidature, posti nella politica, cioè di un''Ndrangheta che ha capito che vuole assolutamente gestire e non più solo dipendere da quello che gli viene assegnato. Questa situazione qui ci porta immediatamente dopo l'omicidio Fortugno a fare un convegno che è stato un momento importantissimo della nostra storia. Il 7 novembre, dopo l'omicidio Fortugno, noi facciamo a Roccella Ionica un convegno dal titolo Etica e sviluppo locale in Calabria. E quando dico noi, non dico solo il Goel, il nostro territorio diocesano, le realtà locali, parlo di tutto il progetto Policoro in Calabria, parlo dei consorzi di cooperative sociali nate dal progetto Policoro, parlo di tutto quell'arcipelago che nel frattempo si è costruito non solo nella nostra diocesi, ma in tante realtà della Calabria. In questo convegno noi affermiamo alcune cose. Affermiamo che in Calabria c'è questo sistema di manutenzione della precarietà delle persone e che quindi il mancato sviluppo non è casuale. Affermiamo che l''Ndrangheta ha fatto una parabola evolutiva partita 30 anni fa, quando decise sostanzialmente di istituire al proprio interno dei gradi nella propria piramide di potere che prima non esistevano, i gradi di Santista, di Vangelo, che sono dei gradi che praticamente hanno una prerogativa, cioè chi arriva a questi livelli, i capi dei capi, sostanzialmente ha una missione, entrare in tutte le logge massoniche dove gli è consentito entrare. Nello stesso tempo investe nell'economia legale, acquisendo l'immenso patrimonio che gli proviene dai traffici di armi e di droga, investe nella formazione di alcuni giovani affiliati che vanno, si laureano, diventano dei professionisti, comincia a entrare nella politica partendo dalle comunali, dalle amministrative comunali e sostanzialmente consuma un passaggio epocale, cioè quello passa dalla logica del politico, del professionista colluso, che è la logica tradizionale, alla logica del politico e professionista affiliato, che è esperto non solo nella gestione di attività criminali, ma anche nel reinvestimento nell'economia legale, ma anche nella gestione del consenso, ma anche nella raccolta dei voti e dello scambio, no, con i partiti politici di questi voti che vengono raccolti nei territori. Diciamo poi un'altra cosa, che questi due centri di potere che si sono intersecati tra di loro, cioè l''Ndrangheta e le massonerie deviate, hanno avuto la capacità di posizionare nei posti chiave del pubblico, nei posti chiave dove la gente deve quotidianamente andare a ricercare la risposta ad alcuni suoi bisogni fondamentali, hanno piazzato loro uomini. E quindi capita che se uno vuole vincere un concorso, vuole avere un lavoro, deve rivolgersi a loro. Che se uno vuole essere curato dignitosamente in un ospedale, deve rivolgersi a loro o uomini a loro collegati. Che se uno vuole avere un certificato importante in tempi non apocalittici, deve rivolgersi a loro. Che se uno vuole avere accesso al credito, legale o illegale, deve rivolgersi a loro. E via dicendo. E dietro ogni concessione c'è la richiesta del voto, c'è la sudditanza in qualche maniera di un consenso che viene offerto come moneta per ripagare questi favori che vengono concessi. A questo punto si pigliano immensi pacchi di voti gestiti da queste persone. Pensate che c'è stata l'Università di Cosenza, che è un polo importante della ricerca sociologica in Calabria e in tutto il sud, che ha fatto una ricerca denominata proprio i campioni delle preferenze, si chiamava. Ha analizzato i flussi elettorali in Calabria,
per alcuni anni, e ha visto che uno, siamo la regione in Italia con il più alto tasso di voto di preferenza, due, che i grandi eletti, cioè quelli che prendevano tanti voti, quando facevano il passaggio da centrodestra a centrosinistra, da centrosinistra a centrodestra, non solo non diminuivano il numero dei voti che prendevano, ma addirittura la distribuzione geografica in ciascuna delle sezioni non cambiava. Chiaro? Questa cosa la si spiega in due modi, molto brutalmente. O i calabresi hanno qualche problema di tara genetica, evidentemente sono un po' tutti scemi per cui votano senza nessuna ragione, o evidentemente sono sottoposti a ricatti pesantissimi sui loro bisogni quotidiani che li portano a dover o andare via o galleggiare in un sistema ricattatorio di questo tipo. Quindi questi pacchi di voti vengono offerti ai partiti, chi tra i partiti compra, secondo la nostra lettura, deve necessariamente ripagare in due modi. Uno, facendo spazio al proprio interno, ai loro uomini, due, facendo in modo che venga attribuito a loro altri posti chiave nel pubblico da dove si possono controllare altri bisogni. Dentro questo sistema noi ci siamo detti com'è possibile produrre cambiamento. Com'è possibile sperare che effettivamente ci sia un'inversione di tendenza? Sicuramente bisogna agire dal punto di vista culturale, certamente, la gente deve diventare sempre più consapevole, ma non basta. Ma non basta perché nel momento in cui tu sei preso per il collo nei tuoi bisogni fondamentali, la consapevolezza culturale spesso non è sufficiente. Bisogna sicuramente invocare l'intervento dello Stato, certamente. Ma capite che la tentazione di pensare che è difficile sputare nel piatto dove si potrebbe aver mangiato è tanta. Dall'altro lato c'è un elemento su cui invece è possibile agire, che è l'elemento che si è dimostrato vincente nella nostra esperienza. La parola chiave è alternativa. Cioè incunearsi in quel momento dello scambio tra queste realtà e i bisogni della gente e aiutare la gente a creare dal basso, democraticamente, in modo partecipato, le risposte ai bisogni che attualmente è costretta a elemosinare da queste realtà di potere. Quindi su questo noi puntiamo tutto e cominciamo a porre dei segni molto concreti in questa direzione qui. Innanzitutto mettiamo insieme le realtà a livello regionale, in modo tale che il percorso sia unico. E quindi il consorzio Goel della Locride, il consorzio Mare Nostrum di Catanzaro, il consorzio CS Meridia di Cosenza, adesso è nato anche recentemente il consorzio Giobelle di Crotone, si mettono insieme in un unico consorzio regionale di terzo livello che si chiama Calabria Welfare, in un sistema a rete che in qualche maniera decide di fare progetti importanti, significativi, e di sfidare anche il mercato malato della pubblica amministrazione. Se è molto facile colpire una cooperativa che partecipa a una gara d'appalto già preassegnata, è molto più difficile colpire un consorzio, ma è molto più difficile, capite bene, quando a partecipare a un consorzio di terzo livello con 50-60 cooperative sociali, imprese sociali a livello regionale. Nello stesso tempo ci si attrezza per rispondere a tutta una serie di bisogni importanti della gente. Creiamo una connessione forte a livello nazionale con il Consorzio Nazionale CGM delle cooperative sociali. Da questo attingiamo una serie di strumenti, per cui portiamo per esempio la possibilità che accanto ai Crea Lavoro ci sia un'agenzia per il lavoro che faccia incontrare domande e offerta, e che consenta ai giovani che cercano lavoro di non dover ringraziare nessuno se riescono a trovare un lavoro buono, e alle imprese di poter trovare la persona giusta per le loro attività e non una persona inetta per un determinato compito solo perché è raccomandata. Dall'altro lato attiviamo una convenzione con il sistema delle banche di credito cooperativo che consenta, a partire dai nostri soci, una semplicità di accesso al microcredito. Dall'altro lato creiamo una connessione che stiamo creando proprio in questi giorni, tra l'altro diciamo è da un po' che lavoriamo con la cooperazione emiliano-romagnola per fare sì che in qualche maniera
venga trasferito un know-how tecnico nei nostri territori per creare comunità nei paesi di persone che diventino proprietari e nello stesso tempo clienti di una serie di servizi, attività che oggi sono costretti a elemosinare da quel sistema che dicevamo prima. Attiviamo una proposta di turismo responsabile, non solo perché dà lavoro. Noi abbiamo trasformato un carcere mandamentale mai utilizzato in casa per ferie, l'abbiamo chiamata casa di Mamre, abbiamo preso adesso in gestione un hotel, stiamo creando dei pacchetti di turismo responsabile dove invitiamo la gente a venirsi a fare la vacanza in Calabria, a godere dello splendido mare, della buona cucina, della verde montagna, però anche a conoscere le esperienze antimafia, le esperienze di cooperazione sociale, le esperienze di chiesa incarnata sul territorio, le esperienze di vita e di speranza che stanno nascendo. E questo non ci serve solo per dare lavoro ad alcuni giovani, ci serve a creare una rete in tutta Italia, così come questo incontro di stasera serve per creare una rete e io spero un'alleanza con voi. Perché abbiamo la lucida consapevolezza che se questo scontro con questi poteri di morte, con queste strutture di peccato si consuma solo ed unicamente in Calabria, noi ne usciremo sconfitti. Ma se c'è gente in giro per l'Italia, come voi, che dice quelli là ci interessano, quello là non è solo il loro problema, è anche il nostro, allora è tutt'altra storia. È tutt'altra storia. Io dico addirittura che se oggi noi non abbiamo avuto ancora gravi, diciamo così, contraccolpi per questo nostro percorso, è anche dovuto alla rete che in qualche maniera si sta creando attorno a noi, da nord a sud. E quindi il turismo responsabile costruisce rete, perché voi capite bene che se un gruppo di persone viene a conoscere il nostro territorio, io credo dall'esperienza che poi se ne innamora, si innamora di un'esperienza, ma capisce anche che quel problema lì può potenzialmente, non solo potenzialmente, riguardare tutta Italia. Perché capite, se si arriva in un territorio a questo punto, se si arriva a un punto di cancro della democrazia come sta accadendo in Calabria, tutto il corpo è in pericolo. E se non c'è uno Stato centrale capace di reagire all'espropriazione di un pezzo del proprio Stato, come sta accadendo, tutta la democrazia è in pericolo. E non solo per questo, perché c'è la consapevolezza che alcune dinamiche malate che condizionano il mercato, che creano corporativismi, che creano settori chiusi, dentro cui la professionalità dei giovani universitari, se non passa, non viene affermata, non è un problema solo della Calabria. E non solo per questo, perché l''ndrangheta ha capito che adesso deve andare ad investire, ad occupare altri territori. E indovinate dove lo sta facendo? Lo sta facendo in Lombardia, lo sta facendo in Piemonte e lo sta facendo in Emilia-Romagna. E lo fa con la grande cautela strisciante, silenziosa, ma fatale, di cui è capace. Cioè ve ne accorgerete quando è troppo tardi. E quindi la nostra battaglia non è solo nostra. Io vi ringrazio della solidarietà che ci esprimete, ma sappiate che non è sufficiente. Sappiate che la cosa più intelligente che possiamo fare è diventare alleati. L'alleanza è la parola chiave, prima ancora della solidarietà. Un'alleanza che stiamo costruendo con un altro strumento che abbiamo messo in campo, che si chiama Comunità Libere. Comunità Libere è un'associazione i cui soci sono persone singole, famiglie, imprese e organizzazioni sociali. E Comunità Libere ha uno scopo piccolo, semplice, non vuole far tutto. Non vuole fare tutta l'antimafia, non vuole fare probabilmente altro che una cosa semplicissima, quello di creare una rete di difesa civile e non violenta attorno a chi viene minacciato o colpito dall''ndrangheta e dalle massonerie deviate. Non è possibile, capite, che oggi in Calabria chi ha il coraggio di dire no, il giorno dopo si senta più isolato e meno protetto di prima. Non è possibile che i testimoni di giustizia che hanno avuto il coraggio di parlare, perché la nostra terra è fatta di gente coraggiosa, che ha pagato sulla propria pelle
il coraggio e la passione per la democrazia e per la legalità. Non è possibile che questa gente si senta punita e abbandonata da quello Stato per cui ha rischiato la propria vita. E quindi facciamo così, se non è possibile. In altro modo mettiamo insieme le nostre energie, facciamo rete, per cui quando qualcuno, socio o non socio di Comunità Libere, perché noi non proteggiamo solo gli iscritti, socio o non socio di Comunità Libere, nel momento in cui viene colpito, tutti si stringano attorno e lo difendano. Perché uno che ha questo coraggio è un patrimonio per tutti quanti, per la società intera, e va difeso, sia che si tratti di una cooperativa, di una famiglia, di una persona. E Comunità Libere ha bisogno di voi, ha bisogno di gridare la sua voce fuori dalla Calabria, tanto più che ormai non ci fanno passare manco più i comunicati stampa in giro, tanto più che ormai gli omicidi che avvengono nella nostra terra non vengono manco riportati dalle cronache nazionali. Sembra esserci una cortina, no? Che è incredibile, che sa dell'assurdo, e questa è una denuncia forte che io faccio nei confronti dei media nazionali, così come anche dei media regionali che spesso snobbano le nostre prese di posizione, e spererei che sia solo snobismo. Quindi, da questo punto di vista, serve ed è vitale costruire questa alleanza. Noi siamo convinti che questa battaglia noi la stiamo vincendo. Direte voi, ma come dici questa cosa proprio in un momento in cui c'hai tutti questi attentati, in cui dici che sostanzialmente lo Stato non sta reagendo, eccetera, eccetera. Noi siamo convinti di questo perché vediamo che c'è una reazione tutto sommato rabbiosa e impotente nei nostri confronti. Cioè, stiamo capendo che questa è la strada giusta per il fatto che tentano di fermarci, ma devono in qualche maniera, cercano in tutti i modi di contenersi. E nello stesso tempo la nostra azione dà così fastidio perché evidentemente ha colpito nel segno. Non si spiega perché tante attenzioni dell''ndrangheta, tante attenzioni nei confronti, da parte della massoneria deviata, ma anche da parte della massoneria legale purtroppo nei nostri confronti. E quindi in qualche maniera crediamo di essere sulla strada giusta. Cioè crediamo che in qualche maniera la nostra azione stia toccando un nervo scoperto che neanche noi probabilmente riusciamo a capire e a comprendere fino in fondo. Detto ciò, che cosa tocca fare? Adesso tocca aumentare, cioè non tocca arretrare, tocca andare avanti con grande determinazione. E però l'appello che io vi faccio e concludo è che voi vi assumiate la vostra responsabilità. C'è un bellissimo concetto nato nel Sudafrica dell'apartheid, forse ne avete sentito parlare. C'è una parola chiave che si chiama Ubuntu. L'Ubuntu è qualcosa di particolare, cioè questo concetto che vede la famiglia umana, no? Come un unico grande organismo, un unico grande corpo, dove non è possibile. Non è possibile che una parte venga ferita senza che tutto il corpo non ne risenta. E anche quando ad essere ferito sono i nemici, il corpo ne risente. Perché una delle cose che ho dimenticato di dire, ma credo che la sottolineerà molto meglio di me, Monsignor Brigantini, è che noi non abbiamo nemici le persone. Per noi le persone nell''ndrangheta e le persone anche nelle massonerie deviate sono persone a cui tendiamo la mano. Le strutture le vogliamo distruggere però, sia l''ndrangheta e sia le massonerie deviate, vogliamo distruggerle. Le persone vanno salvate, anche perché molte persone sbagliano in grande buona fede e in grande sincerità, sbagliano perché ci sono condizioni ingiuste che le portano a sbagliare. Allora, vi dicevo, non è possibile che qualcuno venga ferito, che qualcuno venga colpito, anche se fosse il nemico, anche se fosse la Nordafrica della Calabria, senza che tutto il corpo ne risenta, senza che tutto il corpo ne degeneri. Ed è per questo che in qualche maniera noi ci aspettiamo che voi siate vicini e siate soprattutto lungimiranti in questa che rischia veramente, se no, di tramutarsi in una sconfitta democratica del Paese o in una grande vittoria e affermazione di democrazia in Italia. Grazie.
mi accorgo sempre più, sentendo Vincenzo, con cui lavoriamo, come avete sentito, da diversi anni, ma che raramente mi è dato di accompagnare, mi accorgo sempre più che il mio compito questa sera è solo quello di dare qualche linea di sigillo, perché queste cose che lui ha detto sono nate da un'esperienza di insieme, di frequentissimi contatti, quotidiani, riflessione, talvolta anche lacrime condivise, a momenti anche paure, perché non vi confesso che talvolta gli dico a Vincenzo: attento, avete sentito, perché qualche volta la trepidazione ce l'ho per lui e per molti collaboratori. E quello che io noto è che queste cose maturate nascono da poche cose semplici, ma che sono diventate grandi come i sementi dell'albero, che piantati hanno creato poi un modo diverso di pensare e di vivere. Ed è quello che in fondo questa sera noi notiamo. Soprattutto avrete notato come non si tratta di ascoltare un pezzetto di museo, di dire beh vediamo cosa ci dice la gente della Locride, no? Ma che quanto lui ha detto riguarda tutti, riguarda voi, riguarda la Chiesa, riguarda tutte le realtà in modo differenziato a seconda delle responsabilità nei vari livelli, però fondamentalmente ci coinvolge tutti. E allora sentiamo veramente che la mia presenza non fa altro che raccogliere alcune cose, dando corpo ancora di più a quello che Vincenzo ha detto. Da dove siamo partiti a livello di principi? Lui ha fatto la cronistoria e ogni passo l'ha ben evidenziato. Siamo partiti da una constatazione, da una domanda che ci facciamo spesso. Questi giorni poi me la faccio spesso anche nelle scuole. Una domanda provocatoria, la faccio a voi. Vivere in condizioni difficili rende migliori o peggiori? Questa è la grande domanda. Perché se si riesce a dare una spiegazione a questa domanda, tutta l'impostazione cambia radicalmente. Capite che c'è un gioco, perché questo è l'incontro di questa sera. Siamo schiacciati o siamo capaci nelle fatiche di riuscirne liberi? Ecco, questa mi è piaciuto il ricordo di quella data del 1257 che lei ha ricordato a noi, io non la conoscevo, ma è veramente questa la domanda, cioè vivere in condizioni difficili ci rende migliori o peggiori? Quale potrebbe essere la risposta? Dipende. Ecco, questo è il dipende, è la capacità del percorso che abbiamo fatto in questi anni, 12-13 anni insieme. Quello che noi vediamo è che le realtà sofferte, tribolate, assunte, vissute alla luce della parola di Dio, con la forza dell'Eucaristia, dentro una comunità, con continui confronti, in un dialogo serrato nord-sud, valorizzando i piccoli segni che sono diventati grandi, producono una coscienza diversa. Non hai più, finite voi la frase, non hai più paura. Ecco, questa è la vittoria. Il resto, tutto il percorso è stato chiarissimo, perché quando Vincenzo parla, veramente anch'io ne resto ammirato. Questo è il punto nodale, vincere la paura. Lo dicevo anche ai miei preti il Giovedì Santo. Non ci è dato di vincere i problemi. I problemi sono spesso più grandi di noi, ma ci siamo impegnati con la forza del Cristo risorto a vincere la paura. Un mio insegnante, che conoscete di fama, che mi ha fatto religione in liceo, io sapete sono nativo del Trentino, sono cresciuto a Verona, sono adesso 30 anni che sono giù in Calabria, 13 da vescovo. Il liceo l'ho fatto a Verona. Il mio insegnante è stato Don Mazzi Antonio, conoscete benissimo. Lui usa questa frase efficacissima: noi non possiamo decidere la direzione del vento,
però possiamo orientare le vele in base alla direzione del vento. Ecco il taglio, completamente. Questa è la vera vittoria contro il destino. Perché se tu subissi le cose, il destino vince, quindi la mafia vince. Se invece tu riesci a dire, gli avvenimenti sono questi, però dentro gli avvenimenti tu riesci a cogliere una risposta e una proposta, e lentamente, proprio perché gli avvenimenti sono difficili, le risposte diventano grandi, allora la realtà cambia completamente. La prima lettera di Pietro, e l'avete colto in tutto il dire di Vincenzo, paragona la vita a un crogiolo e dice: il fuoco genera l'oro. Qual è la conclusione? Molto difficile da dire sottovoce, perché è esigente quello che dice la lettera di Pietro. Più forte è il fuoco, più raffinato è l'oro. Ecco, in questa prospettiva tutto diventa capace, non ti fai più problemi, o meglio, i problemi restano, ma il modo di affrontarli cambia radicalmente. Ed è di questo che abbiamo infinito bisogno, di questo a tutti i livelli, qui come altrove, come nel sud, ovunque, perché cambiano i problemi, cambia la direzione del vento, ma fondamentalmente le fatiche sono ovunque grandi. E allora, entrando nel merito del tema di questa sera, noi abbiamo dato tre definizioni della mafia che ci aiutano a completare il discorso che ha fatto Vincenzo. La mafia è, da una parte, un terribile gioco e anche una vergogna del Sud, ma soprattutto un gioco pesantissimo che impedisce, che tiene arretrato le situazioni. Dall'altra, però, ne siamo tutti corresponsabili, anche la Chiesa, perché se c'è, certamente anche noi abbiamo la nostra parte di colpa. Terzo, è però una sfida grandissima, perché la qualità della nostra vita civica e cristiana cresca. Sfidati dalle situazioni come il fuoco nel crogiolo, siamo spinti a dare delle risposte di grande qualità, soprattutto di vita alternativa, perché l'aggettivo che intesse tutto il tessuto di questa sera è l'alternativo. Ve le ripeto le tre definizioni, perché è importantissimo. È gioco, è corresponsabilità, è sfida aperta. In base alle tre letture della situazione, noi raccogliamo tre risposte che abbiamo mutuato da una bellissima riflessione di un vescovo meridionale, Don Tonino Bello, che conosciamo tutti, credo, ampiamente. Lui diceva così: compito della Chiesa, e l'avete colto stasera, è, dentro queste tre parole, che lui sapeva dire anche a livello letterario in maniera molto efficace. Il compito primo è di annunciare, di denunciare e di rinunciare. Ve lo ripeto, di annunciare prima di tutto, di denunciare e di rinunciare. Il primo compito è quello di annunciare, non stancarsi mai, con chiarezza, di proporre la parola di Dio, ma insieme essere capaci di essere profondamente certi, di dare ai ragazzi, ai giovani, le realtà grandi, vere. È vero che la mafia è sporcizia, ma non tutto è sporcizia. È vero che la mafia esiste, ma non tutto è mafia. È vero che i problemi ci sono, ma nei problemi va innestata la speranza. E ora l'annuncio è profondamente alternativo, proprio perché terribile è la situazione nella quale noi siamo collegati. Per esempio, una delle forze più grandi che notiamo, e qui ne abbiamo un'immagine bella e positiva, è il gusto del bello. Non c'è forma alternativa alla mafia più insidiosa di questa, il gusto del bello. Quando io insegno ai ragazzi, da piccoli poi crescendo, consegne anche efficaci, il gusto del bello penetra dentro
ed è l'antidoto al male terribile e insidiosissimo della mafia, a tutto quello che è devastante. In questo senso, ecco l'annuncio di una Calabria bella come Dio l'ha fatta, cioè noi la chiamiamo giardino. La Calabria in effetti è bella, Dio l'ha fatta bella come un giardino, ma non sempre siamo stati capaci di tenerla bella come un giardino. E allora l'esperienza dell'annuncio della bellezza che Dio ha donato, cioè di un annuncio chiaro e limpido, dà un coraggio grandissimo che diventa poi forza nel reagire a tutto il male, come è stato detto questa sera. C'è poi la seconda fase, la denuncia che deve essere chiara, limpida, coraggiosa, a tratti anche profetica, ne avete colto il tono, chiaramente con tutti i problemi conseguenti. Il denunciare è sempre rischioso e spesso lo abbiamo pagato. Quante volte, alcuni esempi li ha fatti Vincenzo, ma ne potremmo portare molti altri, dove veramente la denuncia chiara e limpida ha portato una reazione negativa e ottusa delle forze del male. Terza esperienza, la rinuncia, che è l'esemplarità di vita. Capite bene che non si può solo annunciare e denunciare se poi non sei realmente alternativo, non vivi alternativo, non solo dici, ma vivi. E allora diventa la sobrietà, diventa la capacità di non entrare nei giochi del potere, diventa la capacità di dire ai ragazzi che hanno studiato qui a Bologna, torna nella Calabria, però quante obiezioni. E quante volte chi è tornato a dice ma forse era meglio che io rimanessi a Bologna. Lo dico perché forse qui sono molti i calabresi presenti, no? Ecco, allora io dico, guardate, chi ha questo coraggio esemplare di dire no, prenderai di meno, ma la tua professionalità sarà molto più valorizzata. Ed è quello che noi vorremmo, che i ragazzi di Calabria qui studiano e ne siamo felicissimi, però potessero tornare esemplarmente, sapendo che forse avranno meno vantaggi, ma avranno molto più fecondità e molta più tenacia. E ora capite bene che i tre verbi vanno messi insieme. Più la Chiesa riesce ad essere così, capace di un annuncio libero e liberante, capace di una denuncia coraggiosa e profetica, e capace di una vita alternativa e profondamente sobria, più le risposte vengono e poi sul piano sociopolitico maturano, come è stato detto con chiarezza. Ora affronti anche l'andrangheta, affronti la massoneria deviata, affronti tutta una serie di situazioni. Certo, alcune linee metodologiche che ci hanno molto aiutate sono queste. Prima di tutto, porre segni alternativi è importantissimo. Bisogna porre delle realtà vere, per esempio una cooperativa agricola in una realtà difficile come San Luca e Platì è comunque un segno alternativo. Ecco perché sappiamo di avere qui davanti anche il mondo, l'accademico della realtà, il preside della agraria e della veterinaria, ne siamo gratissimi, perché più creiamo realtà di qualità in questo settore visibilizzato, più si rende forte. Lì dobbiamo dire grazie al Trentino che ci ha aiutato a scoprire attraverso la valle di Sant'Orsola, le cooperative di Sant'Orsola, dei piccoli frutti, ci ha aiutato a capire questo straordinario patrimonio del sole, che non lo sapevamo. Mentre al nord c'è il gelo, in Calabria maturano in dicembre i lamponi rossi. Chi lo sapeva? Attraverso tutta una serie di... Ecco, queste sono le cose che rendono visibile che si può sperare e si può vincere. Non solo, ma l'importanza, ad esempio, dei segni piccoli. Su questo con Vincenzo ogni tanto diciamo che no, devono essere grandi i segni. Sì, io dico però, diventano grandi i segni. Però sono, in genere nascono piccoli, no? Apprezzando anche le realtà fragili, apprezzando quello che si può, giostrando e valorizzando le realtà ancora acerbe,
ma preziosissime che stanno maturando. I semi che germogliano dal basso, che maturano insieme, a rete. Ed è l'altra esperienza grandissima. Ci accorgiamo che la mafia ci spinge anche a vivere in modo alternativo, trasformando. Il male non si può vincere, si può trasformare però in occasione di bene. E questa lettura positiva degli avvenimenti aiuta tutti noi a sentirci capaci di usare un'immagine. A livello spirituale io uso questa frase: Tommaso, apostolo, ha conosciuto Gesù dentro le ferite della carne di Gesù risorto, che si sono aperte, e Giovanni Paolo II ha usato un'immagine bellissima che diventa anche culturalmente significativa, che è questa: le ferite si sono aperte, sono diventate feritoie tramite le quali è passata la luce. E così la vita, ognuno di noi ha delle ferite, ogni terra ha le sue ferite, ogni situazione ha le sue ferite. Guai se io mi preoccupo di metterci un sasso sopra. Sotto quel sasso covano le serpi. Prendi invece in mano la tua storia, personale e sociale, e trasforma le ferite in feritoie di luce e di grazia. Questo è l'atteggiamento positivo della vita. Ora tutto diventa radicalmente nuovo. Ora è evidente che se ti accorgi che il male esiste, tu sei capace anche di trovare una risposta. Se la porta è chiusa, c'è anche una chiave che la apre. Se c'è la notte, nella notte ci sono le stelle, eccetera, eccetera. Qui lo spazio alla poesia o alla teologia è infinito. Ma guardate, è così, che non si può camminare nella vita senza questi squarci di luce, di poesia e di coraggio e di speranza. Cosa noi sogniamo? Sogniamo tre cose che molte volte abbiamo detto con Vincenzo. La diciamo soprattutto qui, che è un ambiente anche scolastico. Se avessimo una lavagna scriveremmo così queste tre parole. Noi facciamo di tutto per capire la realtà della marginalità della Calabria o del Sud, che è un lavorio intensamente scolastico e insieme culturale. Capire le ragioni storiche, senza ricorrere troppo indietro, però capaci di leggere fino in fondo i meccanismi che poi sono nord-sud, ma anche sud-sud, ma anche nord-nord, ma anche Europa-Africa, sono identici i meccanismi di esclusione. La marginalità, capire la marginalità. Non basta però conoscerla, sarebbe solo accademia. Noi dobbiamo la capacità di trasformare la marginalità in tipicità, cioè far sì che ogni cosa, ogni terra, ogni valore, ogni storia, ovunque abbia la bellezza di dire: Dio ti ha dato questo dono, ci ha dato questo dono, questa è la risorsa che Dio ci ha dato. Ed è su questo punto che, capite bene, si innesta, ma passare dalla marginalità alla tipicità ce ne vuole. È tutto un lavorio, però è la bellezza della coscientizzazione, è quello che Vincenzo ha dimostrato attraverso l'itinerario cronologico. Io faccio l'itinerario, potremmo dire, antropologico. Terzo elemento: la tipicità da sola non è sufficiente, anche scoperta, se non è intrecciata con altre tipicità, e diventa la reciprocità o l'alleanza, come lui ha invocato. Perché altrimenti nascono le leghe. Io mi difendo il mio, tu ti difendi il tuo, ma dentro il mio e il tuo moriamo tutti senza ossigeno, senza speranza. Se invece una terra si lega all'altra terra, un nord a un sud, altre realtà, montagna con collina, con la pianura, eccetera, allora le tre parole sono questa: la marginalità da conoscere, da trasformare poi in tipicità, per divenire intreccio, che diventa la capacità della reciprocità o dell'alleanza. In questa dimensione, capite bene, qui perdonate un pizzico di volo spirituale teologico, in fondo anche Dio è così. Ognuno
il Padre, il Figlio e lo Spirito vivono nella medesima realtà, sono tipici e insieme reciproci, perché Dio ci ha fatti così, ci ha fatti con la propria identità e ci ha chiamati a una corresponsabilità. Tanto più forte è la tua identità, tanto più vinci la paura e più ti leghi all'altro, tanto più ti leghi all'altro, tanto più ti rafforzi, ed è l'esperienza positiva. Ecco perché dice Vincenzo: stiamo notando la capacità di vincere, ma non perché i frutti sono numerici, non sempre esistono, ma perché l'impostazione di essa ci permette di dire che è più forte questa forza positiva di tutte le forze negative che pur ci assalgono. E chiudo poi per le vostre domande con una frase bellissima di San Paolo che usiamo molte volte, 2 Corinzi 4:6: siamo tribolati da ogni parte ma non schiacciati, siamo sconvolti ma non disperati, siamo perseguitati ma non abbandonati, siamo colpiti ma non uccisi. Con questa logica noi vi ringraziamo e che il Signore accompagni i vostri passi.